È un giorno molto importante per Firenze. Narciso Parigi investe ufficialmente Lorenzo Andreaggi, passandogli il testimone, lanciando il progetto ideato da entrambi America, Italia e Ritorno. Un disco totalmente suonato senza alcun aiuto elettronico. La platea è quella delle grandi occasioni e l'applauso che accompagna l'ingresso di Parigi in sala d'armi a Palazzo Vecchio è eloquente. Tanto è l'amore di Firenze a lui dedicato. Dean Martin, Frank Sinatra sono quasi come fratelli e ha rivelato anche che il famoso Dan Stefan era lui sotto pseudonimo. L'assessore allo sport Andrea Vannucci, il fiorino d'oro a lui consegnato era un atto dovuto. Le melodie e le parole di Narciso hanno contribuito ad ergere Firenze come città più bella del mondo. Gino Salica, vicepresidente e rappresentante della CF Fiorentina alla serata, ha ricordato che l'anno scorso proprio Narciso ha cantato l'inno viola sotto la Fiesole e pensare che a 91 anni gli hanno rinnovato la patente per altri due è qualcosa di fantastico e ha chiuso la sua arringa in un applauso dicendo Forza Narciso. Tra Giancarlo Passarella, che a più volte definisce Narciso ragazzo, illustra il progetto fatto di grandissimi nomi, produttori ed artisti, tra il quale figura anche quello di Irene Grandi. Bruno Scantamburlo suona e Lorenzo Andreaggi, emozionatissimo, canta Vai a Firenze ed il valzer della povera gente. In platea sono tanti gli applausi e qualcuno addirittura improvvisa un valzer proprio in mezzo alla sala d'arme dove si è tenuta la conferenza e la presentazione del disco. Durante la serata Narciso Parigi ha detto più volte: Firenze è la città più bella del mondo e guai a chi tocca la Fiorentina, che sabato affronterà proprio la Juventus al Franchi ore 18. Questo il pronostico del cantante. Che si Io fa? spero tanto di vincere. Io bisogna Ti piacerebbe? Un po' tirare il sale. Ci si sente. Tirare un po' di sale. Mi racconti un aneddoto di quando hai composto l'inno e l'hai presentato per la prima volta allo stadio? Una volta l'ho preso nel 54 e il coro me lo fecero i giocatori dell'Inter. C'era quando il film è arrivato all'Inter Milano. Io voglio raccontare una cosa della Juventus. Io dissi, quello della bugia più grande. Il Toscano, alla Vettura, dissi, io sono chi raccontava la bugia più grande, no, c'era tanta gente. Sono il tifoso della Juventus. Primo per.